sembra farsi ormai strada l'idea di una comunità energetica rinnovabile a Sassano. Nella villa comunale Paolo Borsellino di Silla si è svolto un incontro pubblico di presentazione del nuovo progetto abbracciato dal comune ed elaborato dalla Helios S.p.A. Si è trattato soprattutto di un evento pensato per i bambini, affinché attraverso il divertimento scoprissero l'importanza della sostenibilità ambientale. I piccoli cittadini sono stati introdotti al tema delle comunità energetiche rinnovabili dai ragazzi del servizio civile che con divertenti installazioni hanno spiegato il funzionamento e il potenziale delle energie rinnovabili. La comunità energetica è l'emblema di questo processo di trasformazione. Noi come Helios siamo a fianco a queste iniziative, avendo una competenza specifica sull'argomento, cerchiamo di dare il nostro contributo per la nascita, la costruzione, la realizzazione e soprattutto la gestione di queste comunità, nella speranza che la cittadinanza, nello specifico quella di Sassano, ma anche quella dei comuni limitrofi, provi ad aderire a questo nuovo modello di sviluppo delle economie rinnovabili. Noi abbiamo già costituito una società con la Helios S.p.A. ed abbiamo affidato tutta la cura tecnica alla Helios, perché costituire oggi una comunità energetica rinnovabile è importantissima, perché i vantaggi economici sono enormi, ma soprattutto quello che è importante è la salvaguardia dell'ambiente. È chiaro che quando parliamo di ambiente dobbiamo coinvolgere anche i bimbi, ed ecco perché oggi abbiamo pensato di presentare questa comunità energetica a partire dai bambini, ma è allargata a tutti e in modo particolare è allargata a tutti i cittadini, perché bisogna capire questo concetto che è fondamentale per la comunità energetica, e che più persone partecipano più si risparmia, più si tutela l'ambiente, più si fornisce energia pulita. Il vantaggio principale è questo: ricostituire in parte la comunità in senso ampio, e poi voglio dire, il nostro è un paese che ha sole per buona parte dell'anno, perché ricorrere alle fonti fossili che sono climalteranti e che sono inquinanti anche sul piano locale, quando abbiamo una ricchezza che possiamo trasformare sui tetti delle nostre case, degli edifici pubblici, insomma nei luoghi che ci appartengono e a cui apparteniamo. Allora sembra un obiettivo lontano. Nel mese di aprile invece in Europa oltre il 50% dell'energia elettrica è stata prodotta attraverso le rinnovabili, superando l'ennesimo obiettivo. Nel giro di pochi anni buona parte dell'elettricità del continente europeo dipenderà dalle fonti rinnovabili, grazie al concorso anche di migliaia di piccoli comuni, di piccole realtà.